Ciao ragazzi, quest'oggi unboxiamo un giocattolino. È un, non so se si può vedere qua, l'ordinato esattamente un giorno fa e il giorno dopo esatto è arrivato. Cioè ragazzi, spettacolo, totale, fottuto spettacolo, assolutamente, anzi. E la cosa bella, appunto, è l'ho preso su Samsung Shop e ho fatto una mezza furbata. Adesso praticamente c'è, se tu spendi almeno 600 euro, ti danno 250 euro indietro. E quindi, cosa ho fatto? Mi sono preso il portatile nuovo, il qua, Galaxy Book 2 Pro 360, il 7 con 16 giga, che sarebbe dovuto costare 1749 euro. Però ho comprato su eBay da un ragazzo che lo stava vendendo un buono sconto del 30% a 40 euro e ho risparmiato 525 euro. Quindi è costato 1224 euro, che se ci togli 250 di buono che mi danno, alla fine l'ho pagato tipo 980 qualcosa. Cioè, spettacolo, spettacolo. E ora apriamo insieme. Sono molto curioso. L'ho preso giustamente del colore che non trovavo in giro. Ho preso un burgundy. Oh, cioè, ordinato ieri, è arrivato oggi, ma ieri alle, cos'è stata? Alle 9. Alle 9 di mattina ed è in un giorno è arrivato. Cioè, spettacolo. Aspettavo che fosse uno stronzo per comprarlo, insomma. Lo faccio qua per terra perché grosso lo spazio. Allora, diamo un'occhiata alla scatola. Allora, come vedete, il Galaxy Book 2 Pro 360, colore appunto rossiccio, diciamo. Di fianco lo troviamo sempre così. Quest'altro fianco qua, Intel Inside. Ah, giusto, ho preso questo qua perché c'ha l'ultimo processore uscito. Quindi l'i7 di dodicesima generazione. E siccome mi ero un pochettino rotto le scatole dell'Asus che ho di là, che è da gaming, però il problema è che fa, cioè io non lo uso mica da gioco, e fa un sacco di rumore. Quella ventolina che la sento sempre, 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 in ufficio c'è troppo silenzio, e quindi ho detto aspetta un attimo che faccio in maniera diversa. Allora qua vediamo, scritto Galaxy Book, Windows 11 Home, ma che tanto, sappiamo già che si può tranquillamente aggiornare, quindi non c'è mica nessun problema. E touch dovrebbe avere già il pennino integrato, dovrebbe già avere 5, ecco, l'unica cosa che è proprio magari è un po' la memoria che è un pochettino bassina, 512, però quella era 16 giga di RAM LPDDR5, quindi l'ultima. E cos'altro? Basta. Adesso apriamolo. Oh, eccoci qua. Si vede così, se magari abbasso un pochino l'inquadratura, chiede mei. Voglio vedere, scusate un secondo. Ok, potenti mezzi. Poco potenti, ma tanto mezzi. Allora, apriamo, aperti il sedano. Ok, allora dentro la scatola la troviamo con solo una scrittina qua, che c'è un codicino stupidissimo, e tutti gli altri lati sono vuoti, fatta sempre in cartone. Qua la scritta è appena un pochettino più. Ti blocca la mano, insomma, non è ruvida, è tipo plasticosa che ti blocca la mano, tutto il resto è liscio. Troviamo un caricatore,
USB tipo C. Scrivo sempre in piccolissimissimissimissimissimissimo, comunque Samsung, comunque tipo C. Poi troviamo i manuali di istruzioni, in teoria, o sarà la garanzia? Vediamo. Tan, 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 tan. No, manuale di istruzione. E sì, qua ti dicono, ah, wow. Ti dicono appunto, ti danno il computer, l'adattatore, il cavo USB e l'S Pen. L'aspetto del computer potrebbe differire da quello del prodotto finale ed è soggetto a modifiche senza preavviso, lo scopo è migliorare le prestazioni. Ok, è vostro. È scritto totalmente in italiano, quindi ragazzi, italiano subito. No, qua è tanto di cappella, veramente. E anche qua è tutto quanto solo unicamente in italiano, dove riparare. Questo è un plauso esagerato a Samsung. Solitamente ci troviamo nell'ultimo posto. Quindi, no, ultimo, no, dai, però, quasi. Questo qui è il pennino. Non so se... è tipo gommatino con un pulsante, però è gommatino. Chissà se funziona anche sul Galaxy Note, Galaxy S22 Ultra, perché il Note non si può mica dire. Qui abbiamo un cavetto. Quanto sarà lungo questo cavo? Allora, sono curioso di sapere quanto è lungo. Qua. Ah, è un cavo da... Io sono alto 1,80 m, quindi è un cavo da 1,80 m. Spettacolo. Ottimo. E poi abbiamo il giocattolo vero e proprio. Oh. Me l'aspettavo un pochettino più rosso, però oggettivamente dovrebbe essere un è un una specie di vinaccio, diciamo, come colore. Qua abbiamo appena un pochettino in rilievo. Questo qui è quello per la ventola, che speriamo che sia spento il cuore, che sia silenziosa questa parte qua, spento la ventola, spero tantissimo. Qua non so cosa sia questo, lo vedremo. Idem anche qua, forse per rimuovere direttamente i componenti, forse, non lo so. Qui abbiamo appunto, dicono che l'audio è stato curato da KG. Posso dire che è mediamente leggero, tutto quanto fatto in alluminio. Scrittina Samsung. Ok, si apre con una mano. Togliamo questa parte. Allora, c'è il sensore di impronte digitali qua, sensore di impronte digitali, e tastierino numerico di fianco. Come si accende? Domandona. Con questo? Non lo so. E non vedo nessun tasto di accensione. Proviamo a tenere un po' premuto un po' di più. Forse scarico. Allora, o è scarico del tutto o non lo so. Questo qua è il tasto d'accensione, anche secondo me, perché comunque sia dovrebbe esserlo, non lo so. Diciamo tutti gli altri tasti non vedo niente per accenderlo. Comunque finiamo di guardare. Allora, guardiamo tutti quanti i lati. Qua, come vedete, è veramente, veramente sottile, ma sottile, sottile, sarà un centimetro forse, un centimetro e mezzo. Abbiamo due USB tipo C, di cui uno in teoria per la ricarica. Di qua è completamente vuoto, non c'è nulla da sto lato. Dall'altro lato abbiamo un altro USB tipo C e penso per la micro SD, penso questo qua, credo. Questo qui per il jack. E davanti qua
non c'è nulla se non due forellini qua sopra che penso siano per gli autoparlanti. Sotto i ventovesti qua saranno per lo stereo, poi invece per il discorso. Il discorso della ventola. Questo qua invece, ok, qui abbiamo che è premibile. Va bene, qua c'è il solito giochino da fare con le tre dita per cambiare gli schermi. E usato dire, qua c'è la fotocamera, qua sopra qua. Qui sopra qua c'è la fotocamera, sopra qua sono i due autoparlanti, i due microfoni, chiedo venia. Ce ne avrà forse qualcuno anche qua sotto? No, non vedo niente qua sotto, quindi no. Basta. Questo tristissimo unboxing. No, dai, non triste, via. Alla fine devo dire che è un giocattolo che ci voleva. E quindi da questa cosa qua andrà, tralasciate il casino esagerato che c'ho, ma vado a sostituire quell'Asus là, così mi tolgo via un po' il rumore, che non è così esagerato, però insomma, diciamo che tanto quel 17 là era inutile, visto che comunque sia uso sempre lo schermo qua da 38, per cui. E basta, ragazzi, è tutto allora. Ciao!